ragazzino che fa anche... A Bellaria va in scena in derby dei tempi andati, quando addirittura le squadre si sfidavano in campionati di Serie D sotto l'attenta guida di Sauro Nicolini. Gli adriatici vengono da un momento positivo, il restyling della rosa con alcune correzioni di rilievo e la doppia vittoria arrivata nello spazio di 3 giorni rilancia una posizione di classifica che appariva deficitaria. I Verrucchi invece arriva dal pareggio ottenuto nel derby della Valmarecchia contro i Nova Feltia. Il Bellaria parte subito all'attacco quando Di Cristoforo, direttamente a calcio piazzato, chiama l'intervento l'attento Maggioli. Dall'altra parte risponde anche Verrucchio con un calcio piazzato bloccato da Magnani. Più pericolosa l'incursione ad opera di Telinai, che sul più bello viene chiuso per la pronta battuta successiva di Tentoni con palla che termina alta. Scambio di carezze in area di rigore bellariese, la bordata di Bruma fa urlare a gol, ma Mignani ci mette i guantoni. Nel momento di maggior pressione del Verrucchio, Gambuti mette il gol della domenica. Bordata fuori area che sorprende Maggioli e gli stessi tifosi del Bellaria, increduli nel vedere la propria squadra in vantaggio dato il momento di sofferenza. Ma che qualcosa a Bellaria sia cambiato si comprende come. Gol così fino a 3 settimane fa era impossibile immaginarli. La reazione ospite è immediata, il tiro di Colonna termina di un niente al lato. Chiusura di tempo ancora di Marco ospite, traversione di Colonna per la battuta di Bruma, ma Magnani nega all'attaccante la possibilità del pareggio. Con l'immagine ancora di Giacomo Alpini ci spostiamo nella ripresa. Campidelli appoggia per Telinai, numero 10 serve Tentoni, la cui conclusione viene sventata in angolo da Mignani. Possesso palla sempre a favore di Verrucchio, cui Bruma ha lanciato in profondità, non trova la porta, ma il gol è nell'aria. Cadori indovina l'angolo nel set alla sinistra di Mignani per il pareggio assolutamente meritato del Verrucchio. Il gol merita sicuramente gli applausi dei presenti. Il pressing del Verrucchio prosegue, qui la palla viene raccolta da Bruma attraverso una centrale di rigore dove Maurizi manca l'appuntamento con la rete. Lo stesso Bruma poco dopo calcia in bocca a Mignani, ma è la volta di Colonna. Questa volta il numero 3 porta palla sulla sinistra, vince un rimpallo, appoggia per la conclusione a botta sicura di Genghini. Mignani non trattiene la sfera e da 2 passi Riccardo Colonna compie il sorpasso. 2-1 Verrucchio e festa che sembra finalmente avviata. Ma invece nel finale il Bellaria in pieno recupero perviene al pareggio. Il solito Aragao, che si ricorda di essere stato giocatore di B e di Serie C, apre palla in direzione Gambuti. L'ex Pietracuta raccoglie la sfera, mette al centro con deviazione finale sfortunata dentro la propria porta a cura di Radu. 2-2. Neppure il tempo di esultare, palla al centro, calcio piazzato ad opera di Bruma, ma Mignani c'è. E questa volta avviene il triplice fischio finale con il risultato di 2-2.